dico sempre che nessuno lo riceve, non scende, nessuno lo riceve. No, c'è il vicario. Ah, ok, no, questo è il vicario. Non scuso il nome, è un vicario. Quello che ci fa su un po'. Alla stazione di Brandizzo, dove nella mattinata di giovedì 31 agosto all'alba hanno perso la vita 5 operai, Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni di Brandizzo, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni di Vercelli, Giuseppe Anversa, 49 anni di Chivasso e Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli, e altri due sono rimasti illesi ma traumatizzati, stanno giungendo diverse autorità. Sul posto nel primo pomeriggio e soprattutto giunto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che insieme al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha deposto un mazzo di fiori nel punto dove si è verificato l'incidente. In silenzio ha fatto un cenno di saluto ai presenti e poi è andato via. Una presenza silenziosa che ha reso omaggio alle 5 vittime. Quella caduta a Brandizzo questa notte, ha dichiarato Alberto Cirio, è una tragedia enorme che colpisce tutta la comunità piemontese. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l'accaduto, ma nessuna spiegazione restituirà i cari alle proprie famiglie. Con il cuore pieno di dolore dobbiamo riflettere su ciò che possiamo fare nella nostra regione, nel nostro paese, per affrontare l'immane tragedia degli incidenti sul lavoro. Oggi tutto il Piemonte si stringe al dolore delle famiglie, perché è inaccettabile perdere la vita mentre si lavora. Sta parlando adesso con Cirio e Lorusso.